questo messaggio molto molto importante. John aveva delle maniere così molto bizzarre anche poi di esprimersi e di far passare questa sua idea. Pensate che per un certo periodo lui e Yoko si chiudevano dentro a dei sacchi di juta e all'interno di questi sacchi di juta urlavano i loro, la loro volontà di libertà, di pace. Lui lo faceva nascondendosi. Un sacco di juta poteva essere chiunque che parlava, non serviva il suo volto famoso per mandare questo messaggio, poteva essere una persona qualunque come tutti gli altri, perché era nascosto dal sacco, ma in realtà lui non era proprio come tutti gli altri, perché lui era veramente un sognatore. Lui era un sognatore di pace. Eppure John Lennon non è morto. Non è morto invano. Il suo lascito artistico e umano è incommensurabile. La sua musica è immortale e le sue lotte contro le guerre sono esempi concreti da seguire. John ha fatto molto di più per noi. Ci ha insegnato a non arrenderci mai. Quando arriva il primo trionfo mondiale di Lennon come solista, l'album Imagine, primo nelle classifiche europee e statunitense, un album magnifico, soprattutto grazie al brano che è diventato un inno internazionale del pacifismo e chissà, in futuro, l'inno di tutte le nazioni, un manifesto. No country. Immagina non ci siano nazioni. It is not to do. Non è difficile da fare. Nothing to kill or die for. Niente per cui uccidere e morire.